Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi stiamo per parlare di uno dei giochi più popolari di questi ultimi anni, con cui personalmente mi sono ben divertito. E non sono l'unico, più di 40 milioni di bambini e adulti giocano a Fortnite Battle Royale e molti di loro sembrano persino diventati ossessionati con questo. È un gioco gratis su PS4, Xbox One, PC e iOS, ma ci sono anche versioni a pagamento. È uno dei primi giochi che consentono ai giovani di tutto il mondo di giocare insieme su piattaforme diverse, quindi affina la tua lama preferita e preparati perché oggi ci interessiamo alle 10 cose che ignori riguardo Fortnite. Una tonnellata di denaro. Se il 2016 è stato l'anno di Pokémon Go e il 2017 quello dei fidget spinner, il 2018 sarà senza alcun dubbio quello di Fortnite Battle Royale. Il principio di una partita è semplice. 100 giocatori sono paracadutati su un'isola immensa, senza attrezzature, tranne i loro vestiti e un piccone. Al loro atterraggio, questi giocatori devono impossessarsi delle armi da fuoco e dell'attrezzatura sparsa negli edifici e i punti di interesse della carta. Nell'arco della partita, una zona chiamata Occhio della Tempesta si racchiude poco a poco sull'isola, costringendo i giocatori a convergere verso un punto preciso, altrimenti vengono eliminati. Lo scopo della partita è di essere l'ultimo superstite. Con un picco di 3,4 milioni di giocatori connessi allo stesso tempo in febbraio, Fortnite Battle Royale sarebbe diventato il videogioco più popolare di tutti i tempi. L'editore del gioco Epic Games in gennaio annunciava che 45 milioni di persone giocavano a Fortnite ogni mese e tutto porta a credere che questo numero è continuato a salire dall'inizio dell'anno 2018. Secondo le ultime stime della società Superdata, lo studio avrebbe accumulato non meno di 126 milioni di dollari americani dall'uscita della modalità popolare del gioco Battle Royale. La versione mobile, uscita all'inizio del mese d'aprile per quanto le riguarda, avrebbe fruttato 1,5 milioni di dollari in 72 ore ai suoi creatori. Un annuncio veloce. Se sei un fan di questo gioco spettacolare di sopravvivenza, sai già che Fortnite è stato annunciato per la prima volta nel 2011 durante gli Spike Video Games Awards attraverso un teaser trailer che Cliff Bleszinski, creatore di Fortnite e di Gears of War, presentò di persona. Quello che forse non sai è che Don Almonester, leader creativo di Epic Games, rivelò che erano passate solo 3 settimane tra il momento in cui l'idea di gioco aveva loro attraversato la mente e il giorno dell'annuncio, durante gli Spike Video Games Awards. Inutile dire che hanno lavorato a una velocità impressionante per poter assemblare il trailer in un tempo record. Le meraviglie dell'ispirazione. Dei costi di produzione alti. La squadra che ha sviluppato Fortnite è abbastanza piccola, infatti è nettamente più piccola di quella che sviluppò Gears of War 1, uscito il 7 novembre 2006. Tuttavia il direttore di Epic Games, Tim Sweeney, ha rivelato che i costi di sviluppo di Fortnite erano molto più alti rispetto a quello di Gears of War. Una piccola parte di questo divario potrebbe essere dovuta all'inflazione, ma la differenza rimane enorme. Bene, poco importa ciò che è costato, penso che la maggior parte dei giocatori attraverso il mondo sia molto felice che Epic Games abbia disposto di un budget sufficiente perché, ti piaccia o no, la modalità Battle Royale, il gioco di base in modalità storia, rimane un'esperienza geniale che qualsiasi giocatore dovrebbe provare. Non imbrogliare. Caleb Rogers, 14 anni, ha fatto uno stream su YouTube in cui è apparso mentre giocava a Fortnite Battle Royale usando numerosi hack ottenuti su un sito web popolare di imbroglio. Dopo ciò, Epic Games gli chiese di cancellare il video da YouTube perché il fatto di mostrare l'uso di questi hack equivaleva a promuoverli nella community. Però in passato Epic Games aveva dichiarato che non tollererà gli imbrogli sotto qualsiasi forma. Caleb rifiutò di rispondere alla richiesta dell'editore, cosa che lasciò Epic Games solo 2 scelte, fargli causa o lasciar stare. Pensa che a causa dell'arroganza immatura di questo adolescente, la sua famiglia potrebbe essere costretta a pagare una multa da $150.000. Bene, almeno non andrà in prigione. La musica. La nuova modalità per Fortnite Battle Royale non ricorre a una colonna sonora musicale, perché in questo tipo di gioco è primordiale che il giocatore possa sentire intorno a sé e individuare dei rumori o dei colpi d'arma da fuoco con precisione. È frequente che il fatto di sentire qualcuno spostarsi verso un piano possa fare la differenza per ottenere la vittoria o al contrario subire una sconfitta. Invece, nella modalità storia, la musica recita proprio un ruolo estremamente importante e il compositore della colonna sonora Fortnite non è altro
altro che il leggendario Rom DiPrisco, il quale ha creato le colonne sonore di oltre 30 videogiochi. Nel suo albo d'oro impressionante appaiono Unreal Tournament e il famosissimo Mass Effect. Non è sempre stato gratuito. All'inizio il gioco di base Fortnite era accessibile via download a pagamento e delle versioni su CD furono distribuite nei vari negozi di videogames. Gli sviluppatori hanno rivelato recentemente che questa decisione era stata presa da Sony, la quale affermava che in Europa due terzi dei giocatori avevano ancora l'abitudine di comprare copie fisiche dei loro giochi. Conformandosi al consiglio di Sony, Epic Games ha quindi pubblicato le copie fisiche del gioco per metterle in vendita tramite i distributori. Tempo dopo risultò che non aveva molto senso passare in modalità free to play. Epic Games affermò che avrebbe consegnato premi speciali ai giocatori che avrebbero potuto comprare il gioco quando la transazione verso free to play sarebbe stata conclusa. Farmville in Fortnite. Parlando della modalità storia originale, nelle prime versioni del gioco il giocatore aveva la possibilità di coltivare verdure per nutrire i superstiti. Queste coltivazioni dovevano essere controllate e mantenute, solo che non è stato convalidato dai tester, i quali trovavano che tenere d'occhio gli zombie, pensare alle trappole, migliorare la forza e inoltre doversi ricordare che bisognava annaffiare le piante o metterci concime era forse un po' troppo. Secondo loro ciò finiva per essere stressante e noioso più che spassoso e divertente. Ecco perché gli sviluppatori decisero infine di togliere questa caratteristica dalla versione finale. Personalmente, penso che la modalità storia funzioni alla perfezione così com'è. Fortnite è stato il primo gioco di Unreal Engine. Fortnite è stato il primo gioco di Epic Games realizzato con la versione più recente di Unreal Engine, mentre le primissime interazioni del gioco erano state assemblate nelle sue versioni precedenti. Per quelli che non conoscono Unreal Engine, si tratta di un motore grafico che serve da base per la creazione di un videogame. La possibilità che offre di raggiungere delle finzioni visive impressionanti ne ha fatto uno strumento popolare sul mercato della creazione di videogiochi. Ne esistono numerosi altri, anche se alcuni nuovi sviluppatori preferiscono creare i propri motori grafici da zero. Tuttavia, se vedi un gioco con grafiche spettacolari quanto realistiche e con effetti speciali sorprendenti, è molto probabile che Unreal sia stato usato per concepirlo. Tre basi segrete nuove. La quarta stagione di Fortnite Battle Royale è uscita questo 1° maggio su tutte le piattaforme che dispongono del gioco ed è stata ricca in emozioni per molti. Infatti i giocatori hanno trovato qualsiasi tipo di base segreta suddivisa un po' ovunque sulla cartina. Per il momento tre basi sembrano essere state scoperte da numerose persone. La prima su una montagna nord-est di Snobby Shores. In quel posto puoi vedere una base più o meno nascosta nella montagna. Quando entri, il primo elemento che ti colpisce è il razzo. Questo elemento può sembrare anonimo per molti giocatori, ma bisogna comunque notare che è indistruttibile, fatto che potrebbe alludere a un'utilità potenziale in futuro. Molti hanno anche notato dei simboli viola disegnati su delle casse. Nessuna spiegazione ufficiale è stata trasmessa riguardo a questi, il che lascia spazio a numerose ipotesi, come quella di simboli rappresentanti supereroi. Una seconda base è stata scoperta su Fortnite Battle Royale. Si trova non lontana da Lonely Lodge. È una villa classica che puoi vedere dall'esterno, ma in realtà contiene passaggi segreti che conducono tutti alla base segreta nel sottosuolo. All'interno di esso puoi trovare una specie di quartier generale contenente dei computer, un posto che potrebbe avere un legame con i supereroi, tema principale di questa quarta stagione. L'ultima base ad essere stata scoperta per il momento si trova sorprendentemente a Salty Springs, all'interno della Casa Blu. Numerosi giocatori avevano notato che un sottosuolo era stato aggiunto a questa casa, ma sono pochi i giocatori che hanno scavato sotto questo sottosuolo. Infatti, puoi trovare due piani ulteriori. L'ultimo è la base segreta. Quest'ultima è una sala di sorveglianza dotata di numerosi uffici e schermi. Per ora, queste tre basi segrete non hanno nessuna utilità nel gioco e sono soltanto posti decorativi, ma è molto probabile che abbiano un ruolo maggiore da recitare durante queste prossime settimane. Sicuramente le sorprese non sono ancora finite. Un vero cartone animato. A prima vista è semplice concludere che i creatori di Fortnite si siano ispirati dalle animazioni di Pixar e DreamWorks per creare il loro stile animato effetto cartoon e bellissime finzioni. Tuttavia un riferimento a cui non hai probabilmente pensato vedendo il gioco è quello ai Looney Tunes. Eppure questa ispirazione è persino più presente di quella di Pixar. Gli sviluppatori dichiararono che volevano che il gioco fosse molto di più un gioco d'azione che un horror e ben più divertente che realistico. Per questo motivo l'aspetto animato
animato non si ritrova soltanto nelle trame, i modelli e l'illuminazione, ma anche nelle animazioni dei personaggi di cui i movimenti sono i più esagerati possibili, senza per questo essere ridicoli. No al pay to win. Fortnite è il primo gioco con cui Epic Games ha fatto il suo ingresso nell'universo del free-to-play. Da allora c'è anche stato Unreal Tournament e fino a poco tempo fa Paragon, prima che abbiano smesso di portargli il loro supporto. Quando gli sviluppatori iniziarono a pensare di passare Fortnite in free-to-play, notarono ciò che succedeva con i riferimenti potenti di successo, come League of Legends, e decisero che la regola più importante sarebbe stata di evitare a tutti i costi il temuto e odiato pay-to-win, che in teoria poteva distruggere completamente il futuro del gioco. Di conseguenza, investire denaro in Fortnite non ti darà nessun vantaggio reale di fronte agli altri giocatori, ma sarà più un investimento sull'estetica, come League of Legends. Inoltre, Epic Games decise di andare oltre, consentendo che tutti gli oggetti potessero essere acquistati senza pagamento, anche se ti ci vorrà molto tempo per ottenerli. Hai imparato delle cose su Fortnite? Vuoi una seconda parte? Dici tutto nei commenti. A presto! Just an ordinary day, I was made.